È stata una domenica ricca di eventi al centro commerciale di Ano di Atena Lucana, che al di là della ricca offerta commerciale si propone sempre di più anche come luogo di aggregazione sociale e culturale. A partire dalle 8 di mattina è iniziato lo spettacolare raduno di auto e moto d'epoca, organizzato dall'associazione Il Percorso e che ha visto la partecipazione di più di 150 appassionati con le loro vetture provenienti non solo dal Vallo di Diano, ma da tutta la provincia salernitana, dalla Calabria e dalla Lucania. Più di 150 le macchine presenti, hanno partecipato un sacco di club non di sala e questo ci fa enormemente piacere. Che facciamo conoscere, diciamo, abbiamo fatto conoscere il centro commerciale alle persone fuori di sala. Niente, bellissima manifestazione, siamo a più di 150 iscritti, 150 autovetture. Anno per anno stiamo crescendo. C'è una grande passione e si stanno appassionando molto i ragazzi, i giovani, e questo ci fa enormemente piacere. Io dico sempre che noi abbiamo la possibilità di avere un museo viaggiante, cioè noi facciamo in modo che il nostro museo attraversa le strade, i vari paesi, per cui viene visto da tutti. La passione ci sta. Quest'anno abbiamo la possibilità, abbiamo messo anche un'esposizione di macchinine d'epoca, giocattoli d'epoca. Qualsiasi macchina che ha più di 20 anni, secondo me, è qualcosa di eccezionale. Io posseggo una 600 del 64, per cui ha più di 50 anni, è più vecchia di me. È qualcosa di bello, perché una macchina dopo 50 anni riesce ancora a camminare e a dare emozioni. Faremo un giro per sala e vari paesi del Vallo per fermarci a Polla, al convento Cappuccini. Ci sarà una visita guidata, perché è un posto bellissimo. E dopo si ritornerà al Crystal per il pranzo, per la sosta pranzo. Poi ritorneremo stasera di nuovo qui al centro commerciale, dove ci sarà una consegna di gadget e premiazione. All'interno del centro commerciale di Ano la festa della mamma è stata celebrata con l'iniziativa ideata dalla ludoteca Il Mondo di Gegè e che ha visto l'entusiastica partecipazione dei bambini. Scrivendo un pensierino, realizzando un disegno con l'aiuto dell'apposito staff, i bimbi hanno potuto regalarlo alla propria mamma insieme a una bella piantina. L'evento è appena iniziato e sembra già andare bene, infatti molti bambini già sono venuti a scrivere il proprio pensiero per la propria mamma e a prendere delle piantine. Staccheremo soltanto ora di pranzo e riprenderemo alle 16 fino alle 21. E ne approfitto per fare gli auguri a tutte le mamme.